Esiste un rapporto tra Silvio Berlusconi e la mafia? Questo è il tema di cui ci occuperemo in questo video documentario. Silvio Berlusconi è stato senza ombra di dubbio una delle figure che ha maggiormente influito nella storia contemporanea d'Italia. Nel suo testamento, oltre che i nomi dei suoi figli e della sua compagna, è stato trovato anche il nome del suo carissimo amico e politico Marcello Dell'Utri, a cui ha lasciato ben 30 milioni di euro di eredità. Dovete sapere che, da anni, Berlusconi assieme a Dell'Utri era indagato in un'inchiesta della Procura di Firenze come presunto mandante delle stragi del 93 a Milano, Roma e Firenze. Un fascicolo che dopo essere stato aperto e archiviato diverse volte, ora si è definitivamente chiuso con la sua scomparsa. Questi 30 milioni di euro hanno lasciato molti interrogativi nelle persone. Perché lasciare 30 milioni di euro a Marcello Dell'Utri? Esiste veramente un rapporto tra Berlusconi e la mafia? Cominciamo dalle origini. Berlusconi conobbe Dell'Utri nel 1954, tra i banchi dell'Università di Giurisprudenza. Fu proprio Dell'Utri, peraltro, a creare Forza Italia, il partito che consentì a Berlusconi di scendere in campo e diventare per la prima volta presidente del Consiglio nel 1994. Fu il pentito Francesco Di Carlo a raccontare ai magistrati dell'incontro segreto tra Silvio Berlusconi e Stefano Bontate, una delle massime autorità mafiose di quei tempi. Il collaboratore di giustizia Di Carlo ha riferito di aver partecipato anche lui alla riunione, a proposito della quale sosteneva che Bontate gli confidò che dovevano incontrare un industriale, un certo Berlusconi, che ai tempi non era ancora famoso. Era il 1974. Di Carlo raccontò che erano andati in un palazzo e alla riunione era presente anche Dell'Utri. Durante la riunione, Berlusconi spiegava che stava costruendo una città intera e fece ai tre partecipanti una specie di lezione economica. Uno dei punti più fondamentali del discorso fu la cosiddetta garanzia. Ma di cosa trattava questa garanzia? Ve lo spiego subito. Dovete sapere che Silvio Berlusconi era molto preoccupato, visto che in quegli anni a Milano vi erano molti sequestri di persona. Spiegò che aveva dei bambini e non era per nulla tranquillo, perciò avrebbe voluto una garanzia. Essendo uno degli uomini più importanti e ricchi della Milano Bene, poteva essere facilmente vittima di un rapimento della mafia per estorsione di soldi. Allora, il pentito Di Carlo sosteneva che Stefano Bontate decise di rassicurare Berlusconi, dicendogli che poteva stare tranquillo e per qualsiasi cosa si poteva rivolgere a Marcello Dell'Utri. Dunque Dell'Utri, tramite una raccomandazione di un suo amico, Gaetano Cinà, un mafioso molto conosciuto all'epoca, assunse nella villa di Arcore di Berlusconi un giovane stalliere, ovvero Vittorio Mangano, un altro personaggio della mafia palermitana. Si direbbe che Vittorio Mangano non era lì per fare lo stalliere, ma bensì per occuparsi della sicurezza e della protezione della villa e della famiglia di Berlusconi. Pensate che Mangano accompagnava la moglie di Berlusconi a fare la spesa e accompagnava i suoi figli a scuola. È proprio da quel momento che sarebbero iniziate le richieste di denaro da parte della mafia in cambio di protezione. Pensate che, nell'ultima intervista del giudice Paolo Borsellino, rilasciata nel 1992 a due giornalisti francesi di Canal Plus, c'era un chiaro riferimento proprio a Mangano, che il magistrato definiva come una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa del Nord Italia. Fu accertato in via definitiva che Mangano andò a vivere ad Arcore, a casa di Berlusconi proprio nel 1974, assieme alla moglie, alla suocera e alle tre figlie. Dunque, contemporaneamente al trasferimento da Palermo a Milano di Marcello Dell'Utri,
il cui legame con Cosa Nostra è stato riconosciuto dai giudici proprio dal 1974 al 1992. Sempre dalla sentenza con cui la Cassazione ha riconosciuto il concorso esterno, sarebbe emerso che i rapporti tra Berlusconi e Cosa Nostra, con il tramite di Dell'Utri, durarono per circa 20 anni e resistettero persino dopo la seconda guerra di mafia con la presa del potere all'interno dell'organizzazione criminale da parte dei corleonesi di Totò Riina. Diversi pentiti affermavano che ogni 6 mesi nell'ufficio di Dell'Utri a Milano venivano preparati i contanti da consegnare ai boss di Palermo. Era proprio Totò Riina a sostenerlo, in un'intercettazione ripresa da una telecamera nascosta durante l'ora d'aria in carcere. Berlusconi ci pagava 250 milioni ogni 6 mesi, spiegava a un suo compagno di carcere. Riina su Berlusconi aggiunse: «Dovrebbero metterlo in galera a vita», facendo intendere di sapere cose che nessun altro sapeva su di esso. Adesso torniamo a Marcello Dell'Utri. Nel 2008 fu molto celebre l'espressione che fece su Mangano. Dell'Utri sosteneva che Mangano fosse un eroe, perché sosteneva che era stato messo in galera soltanto per essere sollecitato a fare dichiarazioni contro di lui e Berlusconi. Mangano ha sempre sostenuto che non aveva nulla da dichiarare su di essi. Alla fine venne condannato all'ergastolo e morì a casa sua, ai domiciliari, ottenuti proprio per motivi di salute nel 2000. Ed effettivamente non parlò mai. La procura di Palermo, nel processo sulla trattativa Stato-mafia, cercava di dimostrare che questo rapporto tra Dell'Utri e i mafiosi sarebbe durato anche oltre il 1992 e che si sarebbe fatto portatore della minaccia dei boss proprio al governo Berlusconi. Un'ipotesi che i giudici hanno sempre respinto, tanto che alla fine il politico è stato definitivamente assolto. Nel 2019 Berlusconi fu chiamato come testimone nell'appello del processo Trattativa Stato-Mafia, dove era imputato l'ex senatore Dell'Utri. Silvio si presentò a Palermo, nell'aula bunker del Lucciardone, e vi restò per pochissimi minuti. Giusto il tempo di dire alla corte d'assise che non avrebbe avuto intenzione di rispondere alle domande. Dell'Utri in questo processo fu assolto, ma in precedenza fu condannato a 7 anni in un altro procedimento, per concorso esterno in associazione mafiosa. Ed è proprio da questa sentenza che si potrebbe ricavare come dato certo il legame tra Berlusconi e Cosa Nostra, proprio tramite la mediazione di Dell'Utri, il suo braccio destro sin dai primissimi passi imprenditoriali nell'edilizia e poi nel mondo della televisione. Adesso voglio lasciarti con una domanda, lasciando trarre a te le conclusioni. Secondo te, perché Silvio Berlusconi ha deciso di lasciare ben 30 milioni del suo patrimonio a Marcello Dell'Utri? Fammelo sapere nei commenti. Siamo giunti alla fine del video. Se ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale ed attivare le notifiche per non perderti i prossimi video.